Risaliamo da qua noi. Perfetto. Vado? Vai. Se casco salvate la macchinetta. Tranquillo. Tieni di porta da là. Abbiamo mollato gli ormeggi dalla tazza di Fiumicino, risaliremo il fiume Tevere fino ad arrivare al ponte di Mezzocammino. Sarebbe la località Anaconda sotto il ponte del Grande Raccordo Anulare, da dove partirà un gruppo di canoisti per partecipare alla discesa internazionale del fiume Tevere. Partiranno da lì per arrivare poi a Fiumicino presso il ponte dell'aeroporto. Da marzo 2020 le squadre nautiche della Polizia di Stato sono state soppresse a seguito dell'entrata in vigore della legge Madia. A seguito di ciò il questore di Roma, per non disperdere il personale specialistico e gli uffici esistenti sul territorio, ha disposto la riorganizzazione di questo settore creando la squadra fluviale e acque interne della Questura di Roma, composta oltre che dalla già esistente squadra fluviale Tevere, già esistente presso l'isola Tiberina, dai distaccamenti fluviali di Civitavecchia, Fiumicino e Anzio. Competenze territoriali si sono ampliate interessando anche i bacini lacuali Bracciano e di Albano. Quindi allo stato attuale la Questura di Roma dispone di queste unità dislocate lungo tutto il territorio romano che si interessano al pronto intervento e quindi della prevenzione generale del soccorso pubblico dal lago di Bracciano e dal lago di Albano. Attualmente abbiamo 25 specialisti in forza presso i 4 uffici. Disponiamo di una flotta di 10 moto d'acqua e 10 unità navali di varie dimensioni. Gli specialisti in forza presso la squadra fluviale acque interne della Questura di Roma sono chiamati ad assolvere ad una moltitudine di servizi, oltre al pronto intervento, quindi una assidua presenza sul fiume Tevere e nei bacini la quale d'estate lungo la sottocosta, quindi tutto il litorale romano, interventi che maggiormente devono essere affrontati oltre alla prevenzione, quindi un'attiva presenza nella fascia riservata alla balneazione. A livello quindi operativo la nostra funzione è quella di interagire con gli addetti al salvamento di tutti gli stabilimenti balneari in modo da creare una cornice di sicurezza a il bagnasciuga e il limite di navigazione a cui devono essere, diciamo, si devono attenere le imbarcazioni. Di questa presenza capillare, in forza di risultati, si concretizza in una maggiore tranquillità da parte del fruitore del litorale. Altre attività che noi poniamo in essere sono il controllo per quanto riguarda
la prevenzione nell'attività di pesca di frodo, soprattutto nella parte terminale del fiume Tevere verso la foce. La sala operativa della Questura di Roma smista gli equipaggi in servizio a bordo dei natanti, quindi intesi come moto d'acqua e imbarcazioni, che altrimenti non potrebbero essere assolti.